Ciao a tutti da Katia. Allora, eccomi qua oggi di nuovo per presentarvi questa bellissima maglia. Questo maglione mi avvicino un attimo per farvi vedere anche la lavorazione, questo filato che è fantastico. Allora, io ho usato il filato della Miss Tricot, i baci rubati. E mi piace moltissimo, mi piace tanto perché ha questi punti luce, quindi non è un filato, non ha molto lamé, quindi ha quei punti luci che rendono veramente il capo molto elegante e chic, veramente molto bello. Allora, vi spiego un attimo. Io all'inizio del tutorial spiego le taglie, però ho paura che non sono stata abbastanza chiara e allora cerco di spiegare adesso. Allora, per quanto riguarda le misure, dobbiamo, come sempre, questo è un top down, quindi dobbiamo prendere la misura qui del collo e in base ai nostri centimetri dobbiamo fare le catenelle. Ora, con questo filato e con l'uncinetto che ho usato io ho iniziato con 120 catenelle, quindi se decidete di usare un filato più sottile, poi dovete rivedere le catenelle, quindi dovete calcolare poi le catenelle. Lavoreremo su un multiplo di 6 catenelle. Quindi io che ho fatto una 120 catenelle e ho fatto una 42-44, vi faccio un esempio. Quindi se volete una 44-46, dovete aumentare sì il multiplo di 6 catenelle, però dovete aumentare 6 catenelle davanti, 6 catenelle dietro, 6 catenelle per una spalla e 6 catenelle per l'altra spalla. Quindi in tutto per aumentare di una taglia dovete aumentare 24 catenelle. Ok? Quindi io ho iniziato come ho detto top down, però la lavorazione qui dove abbiamo le spalle ci sono degli aumenti. Quindi noi dobbiamo aumentare fino ad arrivare al sottobraccio in modo che poi chiudiamo per formare lo spazio delle braccia. Ok, comunque, per qualsiasi problema o dubbio, se non mi sono spiegata bene all'inizio del tutorial, non ho, diciamo, per quanto riguarda le misure, mi potete contattare sul mio gruppo Facebook, Creare con Katia e Ale, oppure nel mio, diciamo, profilo personale, mi mandate un messaggio in privato. Ok? Allora, detto questo, alla fine del tutorial ringrazio tutti, lo faccio adesso, anche adesso, che ringrazio tutti per, diciamo, sono arrivata a 15.000 iscritti e sinceramente lo ripeto ancora, non me l'aspettavo. Io ho iniziato così tanto per giocare, per provare, mi passavo il tempo anche perché sono sempre a casa, non lavoro, sono disoccupata e quindi per occupare il mio tempo e la mia mente ho iniziato a fare questi lavori e pubblicarli su YouTube. Io vi ringrazio tanto. In 9 mesi che ho aperto il mio canale, non pensavo, non avrei mai immaginato di arrivare a tanto, veramente. Quindi io ringrazio tutti, tutti quanti. Grazie. Un bacio a tutti e adesso uncinetto in mano e andiamo a lavorare. Ciao. Ciao a tutti, bentrovati. Allora, oggi lavoreremo questo filato. Inizieremo un nuovo progetto con questo filato. Questo è un filato della Miss Tricot, baci rubati. Questo qui è un gomitolo da 50 grammi ed è 130 metri. È 97% microfibra e 3% poliestere. Questo gomitolo va lavorato con i ferri o con l'uncinetto del 5 o 5,5. È molto bello come filato, molto morbido. Penso che dalle immagini si vede anche la sua morbidezza. Infatti, come così, come lo tocco. Mi piace molto anche per questi punti luce, non è molto laminato, quindi questi punti luce così lo rende molto, come dire, molto raffinato, molto elegante. Allora, io lavorerò questo filato con l'uncinetto del 4, però metterò su le catenelle con l'uncinetto del numero 4 e mezzo. Ok, vi spiego un attimo per quanto riguarda le taglie.
Allora, io oggi lavorerò una taglia 42-44 e metto su 120 catenelle, quindi su 120 catenelle avrò 20 motivi perché lavoreremo un multiplo di 6 catenelle. Per chi vuole una taglia più piccola, 40-42, deve mettere su 96 catenelle, quindi otterrà 16 motivi. Se vogliamo una taglia 44-46, dobbiamo mettere su 144 catenelle e quindi poi avremo 24 motivi, sempre lavorando su un multiplo di 6 catenelle. Se vogliamo una taglia 46-48, allora dobbiamo mettere su 168 catenelle e avremo 28 motivi. Ok? Allora vi faccio capire un attimo. Dobbiamo fare. Allora, intanto dobbiamo prendere la circonferenza del collo. Quindi dobbiamo lavorare. Io che lavoro 120 catenelle, quindi ho 20 motivi e lavorerò. Scusate un attimo, cerco di. Allora, lavorerò 1, 2, 3, 4, 5 motivi davanti. 1, 2, 3, 4, 5 motivi dietro. 1, 2, 3, 4, 5 alle spalle. 1, 2, 3, 4, 5 spalla, ok? Allora, su questi motivi noi qui dove abbiamo le spalle dobbiamo fare degli aumenti. Quindi sulla prima maglia dove iniziamo a lavorare le spalle, sull'ultima. Quindi questo è il primo motivo e il quinto motivo e lavoreremo sul primo motivo l'aumento e sull'ultimo e così facciamo anche dall'altra parte. Per chi vuole, per dire. Noi qui abbiamo 46-48, per chi vuole una 48-50 deve aumentare 6, 6, 6, 6. Quindi, come ho detto, è un multiplo di 6, quindi dobbiamo fare 6 davanti, 6 dietro, 6 su una spalla e 6 sull'altra spalla. Quindi in tutto abbiamo 24 catenelle. Ok? Quindi per chi vuole una taglia in più dobbiamo aumentare 24 catenelle. Spero che mi sono spiegata. Ok? Quindi io qui cosa ho fatto per farvi capire? 96. Quindi ho fatto 96 più 20 120, più 24, scusate, più 24 120. 120 più 24 144. 144 più 24, 168. Quindi io ho aggiunto 6, 6, 6 e 6. Ok? Allora, come ho detto, io faccio una 42-44 e quindi metterò su 120 catenelle. Allora, fatte le 120 catenelle, adesso cambio uncinetto. Ho fatto le catenelle con l'uncinetto del 4,5, adesso cambio uncinetto e sono passata al numero 4 e vado a chiudere a cerchio. Quindi giro le mie catenelle tutte dritte, le metto così tutte dritte e vado a chiudere nella prima catenella iniziale. Così. E chiudo con una maglia bassissima. Adesso faccio 1, 2, 3. Adesso dobbiamo lavorare tutte le catenelle a maglia alta. Quindi io ho fatto 120 catenelle e vado a lavorare 120 maglie alte. Così. Quindi vi consiglio di fare le catenelle come ho fatto io con un uncinetto mezza misura più grande, in modo da ottenere le catenelle più larghe, così man mano che le lavorate poi le vedete bene, perché quando si fa la maglia alta la catenella successiva si può stringere e rischiate di non vederle. Ok? Quindi facciamo tutto un giro così, tutto a maglia alta.
Allora, fatte le 120 maglie alte, adesso vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Così. Adesso, con una maglia così, vado sotto la maglia alta, sotto la costina. In questa maniera faccio una maglia bassissima. Quindi questa è la prima maglia alta in costa davanti. Adesso faccio 3 catenelle. Adesso lavoro 7 maglie e mezze maglie alte, quindi vado nella prima e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, scusate. 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, scusatemi, 4 mezze maglie alte, poi vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta in costa davanti, così, 2 catenelle, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, quindi dobbiamo fare una maglia alta in costa davanti, 4 mezze maglie alte e una maglia alta in costa davanti, ok? Metto più vicino, vediamo se... Allora facciamo 2 catenelle, una maglia alta in costa davanti nella maglia seguente, poi una maglia alta, mezza maglia alta nella maglia seguente, mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta e la quarta mezza maglia alta, così, quindi 1, 2, 3 e 4, una maglia alta in costa davanti nella maglia seguente, una catena, 2 catenelle, una maglia alta in costa davanti, 4 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, 2 catenelle di separazione, andiamo nella maglia seguente, maglia alta in costa davanti, maglia seguente, 4 mezze maglie alte, 2, 3, 4, maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Quindi dobbiamo fare questa lavorazione per tutto il giro. Ok, arrivata alla fine del giro, ho fatto le mie 2 maglie alte, la mia maglia alta in costa davanti, 2 maglie alte, vado a chiudere nella terza catenella iniziale, però non chiudo in questa maniera, ma chiudo così. Quindi passo l'uncinetto così da dietro al lavoro, prendo il filo e chiudo così. E così ho una maglia, ho la maglia in costa davanti. Faccio 3 catenelle. Adesso dobbiamo lavorare le 4 maglie, mezze maglie alte. Dobbiamo saltare la prima, andiamo nella seconda e facciamo una mezza maglia alta. Dobbiamo diminuire 2, 3. Andiamo nell'ultima, quindi facciamo la maglia alta in costa davanti e lavoriamo la maglia così, una catenella. Qui dove abbiamo le 2 catenelle di separazione, facciamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo le maglie alte in costa davanti, quindi lavoriamo la maglia alta in costa davanti. Saltiamo la prima mezza maglia alta. Facciamo 1, 2, 3 e adesso qui facciamo la maglia alta in costa davanti, quindi qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoriamo un'altra maglia, così, una catenella, una maglia alta qui all'interno delle 2 catenelle, una catenella di separazione, qui abbiamo le maglie alte in costa davanti, lavoriamo la maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo le 4 mezze maglie alte, dobbiamo lavorare 3
mezze maglie alte, quindi dobbiamo andare a diminuire. E faccio 1, 2, 3. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoro la maglia alta. Così. Ripeto, una catenella, maglia alta all'interno delle due catenelle di separazione, un'altra catenella, maglia alta in costa davanti. Così. Quindi adesso abbiamo le quattro mezze maglie alte e lavoro tre mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3. E una maglia alta in costa davanti. Una catenella, maglia alta all'interno delle due catenelle, una catenella, maglia alta in costa davanti. 3 mezze maglie alte. 1, 2, 3. Maglia alta, qui dove abbiamo la maglia alta in costa davanti, lavoriamo la maglia alta in costa davanti. Una catenella, maglia alta all'interno delle due catenelle. Una catenella, maglia alta in costa davanti. 3 mezze maglie alte. 1, 2, 3. Maglia alta in costa davanti. E così via. Ok? Facciamo tutto il giro così, in questa maniera. Allora, sono arrivata alla fine del giro, quindi faccio la mia maglia alta all'interno delle due catenelle, una catenella e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale, così. Quindi adesso passo sotto la costina della maglia alta sottostante e faccio una maglia bassissima, in questa maniera, così adesso ho la mia maglia alta in costa davanti, 3 catenelle. Le 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Adesso qui abbiamo 2 o 3 maglie alte, 3 mezze maglie alte, scusate. Quindi vado qui e faccio una mezza maglia alta, vado nella seconda una mezza maglia alta e adesso una maglia alta in costa davanti. Quindi abbiamo fatto 2 mezze maglie alte. Una catenella. Adesso qui dobbiamo fare delle maglie allungate, quindi vado nella maglia alta e faccio 1, 2, 3. Chiudo fino alla penultima maglia, quindi ho due punti sull'uncinetto e chiudo. 1, 2, 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e faccio ancora 3 maglie allungate. 2, 3. Chiudo fino alla penultima maglia e adesso con una maglia bassa chiudo. Allora, vi faccio vedere un attimo, sistemo un attimo qua il filo. Allora, io qui ho messo dei marcapunti, allontano un attimo così in modo che possiate vedere bene. Allora, io qua ho messo dei marcapunti perché ho già marcato dove devo fare gli aumenti. Quindi qui noi adesso dobbiamo fare gli aumenti per le spalle. Qui, questo è il dietro, quindi lavoriamo 5 motivi normalmente, qui facciamo l'aumento, qui lavoriamo i nostri motivi normalmente, qui facciamo l'aumento, lavoriamo, qui abbiamo un altro aumento e poi qui alla fine abbiamo un altro aumento, quindi queste sono le spalle, ok? Quindi adesso abbiamo fatto le maglie allungate, facciamo una catenella. Maglia alta in costa davanti, 2 mezze maglie alte, 1, 2 e una maglia alta in costa davanti, una catenella. Qui abbiamo la maglia alta, quindi ripetiamo le maglie allungate o il punto puff, come lo volete chiamare, 3 catenelle. Rientro nella maglia e faccio altre 3 maglie allungate, così. Una catenella. Maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo 3 ma mezze maglie alte, quindi vado qui, faccio una mezza maglia alta, maglia seguente, mezza maglia alta e adesso vado a fare la maglia alta in costa davanti. Una catenella,
maglie allungate, 1, 2, 3, 3 catenelle, rientro, maglie allungate, 1 catenella e arriviamo qui dove abbiamo il marcapunti per iniziare a fare il primo aumento. Ancora 3 maglie allungate, 1, 2, 3. Ecco, e questo è il primo aumento. Una catenella. Adesso possiamo lavorare normalmente fino al prossimo marcapunti. Quindi lavoriamo le maglie. Lavoriamo qua i nostri motivi fino al prossimo marcapunti. Quindi siamo 1, 2, 3, 4. Sul quinto lavoriamo un altro aumento. E poi lavoriamo ancora 1, 2, 3, 4 e 5. E qui abbiamo, questo è il davanti, questo è il dietro, questa è la spalla e questo è il davanti. E poi qui dobbiamo lavorare l'altra spalla. Ok? Eccomi qua. Sono arrivata al marcapunti, quindi qui devo fare l'aumento, l'altra spalla. Quindi entro nella maglia alta e faccio ancora 3 gruppetti di maglie allungate. Quindi faccio la prima, 1, 2, 3, 1, 2, 3 catenelle, rientro, 1. 2, 3, 3 catenelle e rientro nella stessa maglia, quindi 1, 2, 3, una catenella, maglia alta in costa davanti, 2 mezze maglie alte, una maglia alta in costa davanti. Ecco, allora, queste sono le spalle. Faccio vedere se lo piego. Allora, questo e poi qui facciamo l'altra spalla. Comunque, questo viene così. Ok? Adesso andiamo avanti fino al prossimo marcapunti. Qui facciamo il prossimo aumento. Eccomi, allora sono arrivata al marcapunti, quindi qui adesso dobbiamo fare un altro aumento. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 e qui facciamo l'aumento. Allora tolgo il marcapunti e vado a lavorare i 3 gruppi delle maglie allungate. 1, 2, 3 catenelle, rientro, 1, 2, 3 catenelle, rientro, 1, 2, 3, una catenella, maglia alta in costa davanti, 2 mezze maglie alte, maglia alta in costa davanti. Adesso lavoriamo normalmente fino ad arrivare al prossimo aumento, all'ultimo aumento, qua. Va bene? Eccomi, allora sono arrivata alla fine. Qui dobbiamo fare l'ultimo aumento. Quindi vado nella maglia alta e faccio i miei gruppi di maglie allungate. Faccio la prima, 1, 2, 3 catenelle, rientro, faccio la seconda, 1, 2, 3, rientro,
faccio la terza, quindi 3 gruppetti di maglie allungate, una catenella, e adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale. Ecco. Allora, facciamo così, vi faccio vedere. E questo viene così. Ok? Sembra piccolo, ma non lo è, anche perché questo filato lavorando poi cede. Io adesso cambio uncinetto e passo dal 4, lavoro con l'uncinetto del 4 e mezzo, anche perché io ho una mano molto, diciamo, lavoro stretto, quindi adesso che fa caldo, sudano le mani, il lavoro mi viene ancora più stretto, quindi cambio e passo con l'uncinetto del 4 e mezzo, ok? Allora, adesso 4 e mezzo, sì. Allora, adesso vado sotto la maglia alta e faccio una maglia bassissima in modo da ottenere la maglia alta in costa davanti. Faccio 3 catenelle. Adesso vado qui. Abbiamo due mezze maglie alte. Io vado qui al centro e faccio una mezza maglia alta, una maglia alta in costa davanti. Così. Scusate, forse ho sbagliato. Sì, infatti, non ho fatto la maglia alta in costa davanti. Scusate. Allora, una maglia alta, no, l'ho fatta. Scusatemi. Allora, così, una catenella. Allora, vado qui all'interno delle 3 catenelle e faccio 7 maglie alte. 1, 2, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Una catenella di separazione. Vado qui nella maglia alta in costa davanti e faccio una maglia alta in costa davanti. Abbiamo due mezze maglie alte. Vado qui al centro delle due maglie e faccio una mezza maglia alta. Una maglia alta in costa davanti. Una catenella. Di nuovo andiamo qui all'interno delle 3 catenelle, facciamo 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Quindi adesso andiamo avanti fino qui, dove abbiamo gli aumenti. Lavoriamo i nostri motivi con la maglia alta in costa davanti, una mezza maglia alta, una maglia alta in costa davanti. All'interno delle 3 catenelle facciamo 7 maglie alte. Andiamo avanti fino ad arrivare qui. Allora, sono arrivata qui dove abbiamo gli aumenti. Adesso devo lavorare delle maglie alte, quindi vado nel primo foro di 3 catenelle, lavoro 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado nel prossimo archetto di 3 catenelle e lavoro ancora 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Così. Una catenella. Vado qui dove abbiamo le maglie in costa davanti, quindi faccio una maglia alta in costa davanti. Una mezza maglia alta. E
e una maglia alta in costa davanti. Una catenella, 7 maglie alte qui all'interno delle 3 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una catenella. E lavoriamo fino al prossimo aumento. Quindi lavoriamo adesso la maglia alta in costa davanti, una mezza maglia alta, una maglia in costa davanti e poi le 7 maglie alte fino al prossimo qui dove abbiamo i 3 gruppetti delle maglie allungate. Quindi dobbiamo lavorare all'interno delle 3 catenelle, 7 maglie alte, nel prossimo archetto ancora 7 maglie alte. Va bene? Eccomi qua. Allora, sono arrivata qui dove abbiamo gli aumenti. Adesso vado nel primo archetto, faccio una catenella di separazione, primo archetto, 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso passiamo direttamente nell'archetto delle 3 catenelle senza catenella di separazione e facciamo ancora 7 maglie alte. 3, 4, 5, 6, 7. Una catenella e lavoriamo la maglia alta in costa davanti. Una mezza maglia alta, una maglia alta in costa davanti e quindi adesso andiamo avanti fino qui dove abbiamo il prossimo aumento. Quindi lavoriamo nei due archetti delle 3 catenelle, 7 maglie alte e passiamo poi direttamente nell'archetto delle 3 catenelle, facciamo ancora 7 maglie alte. Va bene? Quindi lavoriamo tutti gli archetti e arriviamo alla fine. Ok, arrivata alla fine del giro faccio una catenella e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale, 1 2 3 così con una maglia bassissima. Adesso entro come sempre sotto la prima maglia alta e faccio una maglia bassissima, quindi faccio la mia maglia alta in costa davanti, 2 catenelle, vado nella prossima maglia alta in costa davanti e faccio una maglia alta così chiusa a metà, quindi esco da 1 ed esco da 2 e adesso chiudo una catenella. Quindi vado qui nel gruppo delle 7 maglie alte, vado sulla prima maglia e faccio una maglia alta in costa davanti. Adesso lavoro 4 maglie, 4 mezze maglie alte, quindi faccio 1, 2, 3, 4. E una maglia alta in costa davanti. Adesso così, una catenella. Quindi adesso chiudo di nuovo le due maglie alte in costa davanti. Quindi qui non dobbiamo fare più le mezze maglie alte perché abbiamo finito. Quindi faccio la prima e la chiudo a metà. Prendo, vado sulla seconda maglia alta in costa davanti. La lavoro a metà e adesso chiudo tutte e due le maglie così, una catenella. Lavoriamo ancora le 7 maglie alte, quindi vado sulla prima e faccio una maglia alta in costa davanti. Adesso lavoro
4 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e una maglia alta in costa davanti, una catenella e ripetiamo qui, una maglia alta in costa davanti chiusa a metà. Salto la mezza maglia alta, vado nella maglia alta in costa davanti, la lavoro a metà e adesso chiudo tutte e due le maglie. Una catenella e ripetiamo il gruppetto delle 7 maglie alte. Quindi faccio una maglia alta in costa davanti, salto la prima, vado nella maglia seguente, faccio 4 maglie alte, maglia seguente una maglia, mezza maglia alta. Maglia seguente mezza maglia alta, maglia seguente mezza maglia alta e nell'ultima maglia faccio una maglia alta in costa davanti. Ok? Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Allora, arrivata alla fine del giro, adesso ho fatto la mia maglia, la mia catenella, vado a chiudere nella terza catenella iniziale, così. Adesso vado sotto la prima maglia alta, entro proprio così sotto, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. 3 catenelle. Adesso dobbiamo chiudere le 2 maglie alte in costa davanti. Perché? Perché non lavoriamo più le mezze maglie alte, perché abbiamo lavorato l'ultima mezza maglia alta. Abbiamo diminuito da 4, 3, 2, 1. Adesso dobbiamo lavorare le 2 maglie chiuse insieme. Quindi faccio, prendo il filo, esco da 1, esco da 2 e adesso chiudo una catenella. Adesso qui dobbiamo ricominciare a fare la prima maglia alta in costa davanti. Quindi andiamo sulla prima maglia e facciamo una maglia alta in costa davanti, così. Adesso dobbiamo lavorare 4 mezze maglie alte, quindi facciamo 1, 2, 3, 4 e adesso qui l'ultima maglia la lavoriamo in costa davanti, quindi facciamo una maglia alta in costa davanti, una catenella, vado qui nella maglia alta in costa davanti, quindi la lavoro a metà, faccio una maglia alta lavorata a metà, quindi esco da 2 e lascio il punto sull'uncinetto, riprendo il filo, salto la maglia, la mezza maglia alta, quindi vado nella maglia alta in costa davanti, prendo il filo, esco da 2 e adesso ho 3 occhielli sull'uncinetto e adesso chiudo tutte le maglie. Una catenella, ricominciamo qui a fare una maglia alta in costa davanti, 4 mezze maglie alte e l'ultima la lavoriamo la maglia alta in costa davanti, quindi facciamo la prima maglia alta in costa davanti, poi una mezza maglia alta, andiamo nella maglia seguente. Una seconda mezza maglia alta, andiamo nella seguente, facciamo una terza ma mezza maglia alta, andiamo nella prossima una quarta mezza maglia alta e adesso l'ultima maglia lavoriamo una maglia alta in costa davanti, così. Quindi adesso ripetiamo, facciamo una catenella, andiamo qui dove abbiamo le maglie alte in costa davanti, quindi lavoro, vado sulla prima e la lavoro a metà. Salto la mezza maglia alta, vado nella maglia alta in costa davanti, entro il filo, esco da 2, adesso ho 3 occhielli sull'uncinetto e chiudo una catenella. E ricominciamo a lavorare le 7 maglie alte, quindi facciamo una maglia alta in costa davanti, 4 mezze maglie alte e l'ultima una maglia alta in costa davanti. Ok, quindi lavoriamo questi motivi fino ad arrivare qui.
E poi qui vi faccio vedere come dobbiamo andare avanti. Ok, sono arrivata qui dove abbiamo le maglie alte, qui nell'angolo. Quindi faccio una catenella, vado nella prima maglia, faccio una maglia alta in costa davanti, 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4. È una maglia alta in costa davanti, così. Adesso 2 catenelle, vado nel secondo gruppo delle 7 maglie alte, quindi vado nella prima maglia e faccio una maglia alta in costa davanti, vado nella maglia seguente, faccio una mezza maglia alta, maglia seguente, mezza maglia alta, maglia seguente, mezza maglia alta, maglia seguente, mezza maglia alta, e quindi nell'ultima maglia vado a fare una maglia alta in costa davanti. Quindi questo è come si lavora l'angolo, ok? Quindi dobbiamo lavorare le 7 maglie alte separatamente. Facciamo la prima maglia alta in costa davanti, 4 mezze maglie alte, una maglia alta in costa davanti. Separiamo con 2 catenelle, andiamo nel secondo gruppo e facciamo la stessa cosa, quindi la prima maglia, una maglia alta in costa davanti, 4 mezze maglie alte e una maglia alta in costa davanti. Adesso andiamo avanti a chiudere questo dove abbiamo l'ultima mezza maglia alta in costa davanti. Quindi vado sulla prima, faccio una maglia alta chiusa a metà, salto la mezza maglia alta, vado qui nella seconda maglia alta in costa davanti e lavoro una maglia alta chiusa a metà e chiudo una catenella e andiamo avanti così per tutto il giro. Ricordatevi di lavorare gli angoli in questa maniera, ok? Arrivata alla fine del giro, vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale, però prendo tutte e due maglie così e faccio una maglia bassissima in modo da chiudere bene le due maglie, ok? Adesso faccio 1, 2, 3, 4 catenelle, filo sull'uncinetto. Adesso vado qui nel gruppo dove abbiamo le maglie alte in costa davanti, le mezze maglie alte, quindi vado nella prima maglia alta in costa davanti e faccio la prima maglia. Qui abbiamo 4 mezze maglie alte, quindi lavoro 3 mezze maglie alte. 1, 2, 3. Andiamo sull'ultima maglia e facciamo una maglia alta in costa davanti, sulla maglia alta in costa davanti. Una catenella. Qui dove abbiamo le due maglie chiuse insieme, entriamo proprio al centro delle due maglie, così. E facciamo una maglia alta in questa maniera, una catenella. Vado nel prossimo gruppetto delle maglie alte, quindi faccio una maglia alta in costa davanti, 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e una maglia alta in costa davanti. Una catenella, una maglia alta all'interno qui delle due maglie chiuse insieme, vado al centro e faccio una maglia alta, una catenella e vado avanti così per tutto il giro. Quando arriviamo qui all'angolo che abbiamo le due catenelle, lavoriamo all'interno delle due catenelle, lavoriamo una maglia alta qui, questo è l'angolo, ok? Qui dobbiamo lavorare una maglia alta. Vabbè, arriviamo e poi qui lo facciamo insieme. Allora, arrivata alla fine del giro, ho chiuso già con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso faccio una catenella, allungo il filo, il punto, e ricomincio a fare le maglie alte, le maglie allungate. Quindi 1, 2, 3. Chiudo. 1, 2, 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio ancora 3 maglie allungate. Chiudo fino alla penultima maglia
e poi chiudo definitivamente le maglie. Adesso faccio una catenella, vado qui dove abbiamo la maglia alta in costa davanti, faccio una maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo tre mezze maglie alte, quindi lavoriamo due mezze maglie alte, una, due e una maglia alta in costa davanti. Una catenella, qui dove abbiamo la maglia alta, lavoriamo le maglie allungate, quindi 1, 2, 3, chiudo fino alla penultima maglia, poi chiudo 3 catenelle, rientro 3 maglie allungate, 3, così, e vado avanti così fino qui all'angolo, dove qui dobbiamo lavorare di nuovo. Dobbiamo fare l'aumento, quindi dobbiamo fare poi 3 punti allungati, ok? Allora, lavoriamo e qui all'angolo lo facciamo insieme. Eccomi, allora sono arrivata qui all'angolo, ho fatto il mio primo gruppetto, una maglia alta in costa davanti, 3 mezze maglie alte, una maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo le 2 catenelle, ho fatto già una catenella. E adesso una maglia alta all'interno delle 2 catenelle, una catenella di separazione. E adesso andiamo avanti con la lavorazione, quindi facciamo una maglia alta in costa davanti, 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e una maglia alta in costa davanti, una catenella. È una maglia alta qui all'interno delle 2 maglie alte chiuse insieme. Allora andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora sono arrivata all'angolo e lavoro il mio motivo, quindi faccio la mia maglia alta in costa davanti, le 2 mezze maglie alte, una maglia alta in costa davanti, una catenella. Qui dove abbiamo la maglia alta lavoriamo questi, quindi facciamo 1, 2, 3 e chiudo. 1, 2, 3 catenelle, rientro, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3 catenelle, ancora rientro, 1, 2, scusate un attimo che mi si è impigliato qua, 2 e 3. Ok, allora una catenella e adesso andiamo avanti così per tutto il giro, quindi dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto. Scusate, è la nuova videocamera e ancora non sono abituata, ci devo prendere la mano. Allora, dicevo, dobbiamo andare avanti fino alla fine del giro, dobbiamo ripetere adesso quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi qui abbiamo fatto le 3 maglie, il gruppo delle maglie allungate, maglie alte in costa davanti, insomma, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto qua, ok? Lavoriamo anche le nostre maglie, quindi adesso quando finiamo il giro e facciamo le nostre maglie allungate, qui nell'angolo dobbiamo fare le 7 maglie alte e poi passiamo nell'archetto successivo delle 3 catenelle, facciamo ancora 7 maglie alte, va bene? Quindi qui non dobbiamo fare catenelle di separazione, va bene? Quindi lavoriamo così fino adesso fino ad arrivare per chiudere e formare lo spazio per le braccia, va bene? Quindi dobbiamo andare avanti sempre con questa lavorazione. Ripetete sempre fino a quello che abbiamo fatto fino adesso. Eccomi qua.
Allora, io sono andata avanti e sono arrivata alla misura adesso per chiudere qui, per formare lo spazio per le braccia. Ok? Allora, vi faccio vedere. Allora, io sono arrivata a 22, scusate, non riuscite a vedere, a 22 centimetri. Così, va bene? Adesso, dato che io il filo ce l'ho qui, adesso devo inizio di nuovo il mio il motivo, quindi ho fatto le maglie allungate, adesso devo iniziare con 3 catenelle e lavorare all'interno delle 3 catenelle nell'archetto le 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi adesso lavoro fino ad arrivare qui dove ho l'angolo, che poi devo andare a chiudere dall'altra parte. Ok? Quindi faccio questo e arrivo fino all'angolo e poi vi faccio vedere come chiudo. Eccomi, allora sono arrivata qui al mio angolo dove devo andare adesso a chiudere qui dall'altra parte. Quindi faccio 1, 2, 3, 4 catenelle. Quindi vado, prendo l'altro angolo, salto il primo archetto. Vado nel secondo e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Ecco, quindi qui abbiamo adesso 7 maglie alte e qui abbiamo lo spazio per il braccio. Quindi una catenella. E adesso vado avanti a lavorare normalmente fino ad arrivare all'altro angolo dove dobbiamo chiudere per formare l'altro scalfo. 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, arrivo qui dove abbiamo l'angolo. E chiudiamo anche questo, va bene? Eccomi, allora sono arrivata all'altro qui, nell'altro angolo. Quindi ho fatto la mia catenella, adesso faccio 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Prendo l'altro angolo. Quindi salto il primo archetto, vado nel secondo e lavoro 3 maglie alte. Quindi adesso abbiamo 7 maglie alte, così. E adesso possiamo lavorare sempre a giro. Quindi faccio una catenella. Allora, una catenella, una maglia alta in costa davanti, una mezza maglia alta. Una maglia alta in costa davanti. Lavoro le mie 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle. Quindi 4, 5, 6, 7. Sono alla fine. Una mezza maglia alta, una maglia alta in costa davanti. Una catenella e vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Ecco. Allora, adesso possiamo andare avanti. Abbiamo finito con gli aumenti, quindi adesso si va avanti sempre a giro. Sempre a giro. Quindi dobbiamo ripetere sempre i nostri motivi. Con gli aumenti qui abbiamo finito, quindi adesso andiamo
lavoriamo sempre a giro, ok? Quindi faccio un po' di giri, poi vi faccio vedere, poi come risulta il lavoro, ok? Adesso qui ho finito, ho fatto le sette maglie alte, quindi si ricomincia a fare le 3 catenelle, anzi faccio così per formare la prima maglia alta in costa davanti, 1, 2, 3, e quindi inizio a fare le mie 4 mezze maglie alte, se riesco. Quindi 1, 2, 3, 4 e una maglia alta in costa davanti, una catenella, le due maglie alte in costa davanti chiuse insieme, così, ok? Quindi andiamo avanti a lavorare, io faccio un po' di giro e poi vi faccio vedere come viene il lavoro. Eccomi qua. Allora, vi faccio vedere, sono andata avanti per un po' di giri e ancora devo andare ancora un po', devo fare ancora un po' di giri. Però nel frattempo ho fatto anche una manica, vi faccio vedere. Ecco, questa è la manica. Ho fatto la manica lunga, ovviamente con questo filato ci vuole la manica lunga. Qui ho tirato un filo, poi lo sistemo. Allora, adesso vi faccio vedere come iniziare a fare la manica. È molto semplice, dobbiamo riprendere la lavorazione. Quindi qui abbiamo le maglie allungate, quindi dobbiamo iniziare a fare le 7 maglie alte e quindi si continua sempre a giro la lavorazione. Comunque, allora, prendo il filo e, come ho detto, entro qua. Faccio il nodo e inizio a fare 7 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, come sempre, sostituiscono la prima maglia alta. Quindi entro nell'archetto delle 3 catenelle e continuo, faccio altre 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, una catenella, maglia alta in costa davanti, una mezza maglia alta, maglia alta in costa davanti. Quindi ho ripreso la lavorazione, quindi adesso faccio il giro e arrivo qui. Eccomi, ho fatto tutto il giro e adesso chiudo qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso entro nella prima maglia alta, avvicino un po', e faccio una maglia bassissima. Così ho la prima maglia alta in costa davanti. Adesso vado a fare le 4 mezze maglie alte. 2, 3, 4 e la maglia alta in costa davanti. Quindi adesso dobbiamo lavorare come abbiamo fatto fino adesso. Dobbiamo ripetere sempre gli stessi motivi, gli stessi giri e la manica poi viene così, ok? Qui ho tirato un filo che poi lo devo sistemare. Allora, andiamo avanti, facciamo tutto il giro. Eccomi, allora sono arrivata alla fine del giro. Allora vi faccio vedere qua. Quindi ho fatto le mezze maglie alte, la maglia alta in costa davanti, una catenella, prendo questa maglia alta, faccio una maglia alta in costa davanti, salto la mezza maglia alta,
vado nella maglia alta in corso davanti e li chiudo così insieme una catenella e vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Ok, adesso vado sotto la costina e faccio una maglia bassissima, 3 catenelle, e adesso lavoro 3 mezze maglie alte. Se l'apertura delle braccia vi sembra, vi risulta un pochino troppo larga, basta cucire un pezzettino da qui, ok? Oppure se iniziate a lavorare, diciamo l'apertura vi va bene, e poi quando iniziate a lavorare vi resta qualche foro qui, quando dobbiamo unire tutti e due i lati, la stessa cosa, prendete l'ago, la lana, la stessa lana, e cucite i punti in modo da chiudere qui, perché può capitare che qui resta un foro bello largo, quindi si chiude con l'ago, va bene? Allora, per quanto riguarda la manica, adesso potete lavorare tranquillamente a giro, ok? Io ho, come nella prima manica, ho lasciato, cioè ho 6 motivi, 1, 2, 3, 4, allora 2, 4, 6, 6 motivi e 6 motivi qui. Mi raccomando, fatelo uguali le maniche, altrimenti magari vi risultano una più larga e una più stretta, ok? Allora, questa allora è la lavorazione, tutta la nostra lavorazione, va bene? Io qui non vi faccio vedere più come andare avanti perché adesso lo sapete, dobbiamo lavorare sempre a giro fino ad arrivare alla lunghezza della manica, alla vostra misura. Va bene? Allora, con questo il tutorial è finito. Spero che anche questo progetto, insomma, è stato di vostro gradimento, che vi è piaciuto. Certo, in questo periodo fa molto caldo. Non è che, cioè, non c'è tanta voglia di lavorare questi filati pesanti, ma per me è stata la prima volta che ho usato questo filato microfibra della Miss Tricot, è la prima volta che lo uso, quindi non vedevo l'ora di provarlo. E così mi sono decisa e ho iniziato anche se siamo fuori stagione. E devo dire che l'ho lavorato molto bene, molto morbido e si lavora benissimo. E niente, allora io come sempre vi ringrazio, vi mando come sempre un bacione e vi ringrazio tanto. E ho visto che siamo arrivati a 15.000 iscritti. Io sinceramente non me lo aspettavo, no, sono sincera, non me lo aspettavo completamente. Ho iniziato così, tanto per provare, per gioco, per provare, per passatempo. E poi man mano che andavo avanti, man mano che pubblicavo, siete stati anche voi con i vostri commenti, insomma, a fare con i vostri complimenti che mi avete invogliato ancora di più a continuare. E ne sono veramente molto felice. Quindi, ripeto, io non me lo aspettavo proprio di arrivare a questo numero di iscritti. E quindi vi mando 15.000 baci. Grazie a tutti, grazie di vero cuore. Ciao, un bacione da Katia. Ciao.